Raccogliamoci chiudendo le imposte dell'anima. Facciamo ora una breve preghiera spontanea. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità». Leggiamo più volte, mentalmente, questa parola di vita. Altri passi della Sacra Scrittura collegati a questa parola. Il timore del Signore è inizio di amore per Lui, la fede è inizio di adesione a Lui. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciare il demonio?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile». Thank you.
Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Ricordi altri brani della scrittura? Spunti meditativi. Nell'atto di fede c'è sempre un momento in cui bisogna chiudere gli occhi e buttarsi in acqua con cuore intrepido e senza garanzia apparente. Chi crede sa che il deserto può fiorire in una notte. L'uomo si trova al bivio fra due opposti che non sono il male e il bene, ma il male e la fede. Tu puoi, fratello mio, non credere in Dio, ma Dio non cesserà mai di credere in te. La fede non è una virtù secolare. Non si può andare al supermarket a comprare la fede e neppure prendere la laurea in fede. Essa nasce e cresce sul terreno fertile dell'etica e dell'amore. La fede sale le scale che l'amore ha costruito e guarda dalla finestra che la speranza ha aperto. Quando la fede passa al vaglio della prova, quando, per un susseguirsi di fatti sconcertanti, si ha l'impressione di non essere più amati da Dio e ci si sente un niente, allora occorre lottare per la fede nell'amore. Dio interverrà e vedremo i frutti della prova superata. «Quando sono debole», scrive Paolo, «è allora che sono forte». Anche, quindi, nell'estrema debolezza, vissuta come volontà del Padre e credendo al suo amore, si può sperimentare una forza interiore insospettata, potente,
quella del nostro vero essere, semplice e uno, che partecipa della vita e della potenza dell'essere, che è amore, che è uno, di colui che l'ha creata. La parola diventa vita. Avevo ottenuto il mio primo lavoro come insegnante in una scuola superiore ed ero piena di energia e di entusiasmo. Quello che non sapevo era che i miei 30 studenti sarebbero rimasti profondamente delusi quando avrebbero scoperto che stavo sostituendo l'insegnante che tutti loro adoravano. Quando entrai nell'aula avvertii confusione e risentimento. La cosa andò di male in peggio. Intuendo che ero nuova nel compito, iniziarono a comportarsi male. Il mio sogno di costruire la migliore classe del mondo svanì rapidamente. Mi trovai in un costante conflitto con loro. Ero profondamente infelice e avevo timore di incontrare i miei studenti. C'era un sentimento ricambiato. Io li odiavo e loro odiavano me. Mi ero considerata brava e allenata a costruire ponti e risolvere conflitti, ma mi ritrovavo schiacciata e demoralizzata. Cosa fare? Mi sforzavo di capire quello che lo Spirito Santo voleva da me. Grazie all'ascolto di alcuni amici ho capito, senza che loro mi dicessero niente, che dovevo semplicemente amare. Dovevo essere la prima ad amare, anche se sentivo che avevano torto loro e non io. Dovevo amare i miei nemici. Il giorno dopo, entrando nell'aula, avvertivo in maniera quasi tangibile il loro odio nei miei confronti. Iniziai però a parlare. Dissi che quando avevo ricevuto l'incarico non vedevo l'ora di cominciare come loro insegnante. Parlai dei miei sogni, delle mie aspettative e di quanto fossi rimasta delusa nel vedere che tutto era andato in frantumi, che, essendo nuova come insegnante, avevo probabilmente fatto un sacco di errori che un'insegnante più esperta non avrebbe fatto. Dissi loro che volevo pulire la lavagna e ricominciare. Si creò un silenzio assoluto. Poi uno dei principali piantagrane intervenne dicendo che ammirava la mia onestà, che accettava le mie scuse e che sentiva pure lui il bisogno di chiedere scusa per il suo comportamento e per quello del resto della classe. Vari studenti annuirono con la testa. Vidi alcuni di loro sorridere. Anch'io sorridevo. Era accaduto qualcosa di inspiegabile. Un'insegnante si era scusata di fronte a tutta la classe. È stato un nuovo inizio per tutti. Cosa dice a me personalmente questa parola di vita? Thank you.
cosa dico io al Signore? Tu che ci sei, mio Dio, ascoltami, senti che al cielo un grido sale a te. Sono le mille voci degli uomini, sono i lamenti di un mondo che muore. I loro occhi non hanno più lacrime, il loro sguardo chiede solo perché hanno le mani vuote, ma credono, guardano in alto ansiosi ed attendono. Chiamano te mentre le mani si innalzano, cercano te e le speranze non muoiono. Credono in te e quella fede non può cambiare. Sanno che tu non hai scordato gli uomini.